Cari amici, siamo giunti alla settimana di perciavut in dialetto, che significa in realtà bucare la botte per assaggiare il vino nuovo, e cade con la festa della Madonna dell'Immacolata. Pertanto, con l'occasione, quando si parla di vino, si parla anche di Verbicaro, il paesino qui vicino al mio, rinomato appunto per il buon vino. L'altra sera mi hanno invitato ad un convegno dove mi hanno fatto raccontare la mia esperienza per quanto riguarda la vendita dei prodotti tipici calabresi. È stato davvero un dibattito molto interessante, c'erano tanti ospiti, ma poi il bello è come si è svolta la serata. C'erano i catuvi, le classiche cantine, aperte, quindi un fiume di gente che poteva degustare il vino, spaghetti agli oli e peperoncino, oppure le crispelle, tutto all'aria aperta. Mentre poi alla fine, girando per questi catui, sono finito a cucinare e a preparare insieme ai miei amici un piatto di pasta davvero speciale. Il video è un po' lungo, però vi raccomando, prendetevi 15 minuti di pausa e gustatevelo fino alla fine, perché leccherete i baffi e si fermerà l'orologio come sempre. Buona visione! Ed eccomi in cammino mentre giro tra questi suggestivi vicoletti del borgo di Verbicaro all'incerca dei catuvi per assaggiare appunto il vino novello. Ho fatto anche una capatina nella casa dei verbicaresi nel mondo, un luogo suggestivo e pieno di ricordi. La cosa che certamente più mi ha affascinato è l'enorme collezione di fotografie antiche, tutte di persone che poi sono emigrate. Anche se con visi diversi, la tristezza nei loro occhi li accomuna tutti. Lasciare la propria terra non è mai stato bello per nessuno. Beh, ritorniamo a passeggiare, se no ci viene la tristezza. Qui ci sono dei bellissimi panini con cime di rape e salsiccia in quest'altro catuvo dell'amico Battista. Pit stop obbligatorio e bicchiere di vino che con questo freschetto scende da Dio. Salute, da Sfizi di Calabria, da Verbicaro, è tutto per Ciavut. E queste piccole manifestazioni ricche di enogastronomia e di storia ti mettono sempre di buon umore e ti danno gioia di vivere, proprio come la gioia che danno queste belle crispelle dell'amica Maria Franca, che poi sono i profumi strepitosi che si mescolano nell'aria che rendono davvero un'atmosfera pazzesca. E pit stop nel catuvo del dottor Raimondi, che ci accoglie con una tavolata strepitosa. Salute. Siamo all'inizio della settimana che porta alla festa dell'Immacolata, quindi a Verbicaro, Madonna dell'Immacolata per Ciavut, che poi è la settimana e la festa che ci introduce alle feste natalizie. E durante le feste natalizie possiamo deliziarci con tante prelibatezze del territorio, partendo innanzitutto dai panicelli. Questo è un prodotto finito e questa è la fase di preparazione. Principalmente occorre la materia prima, il cedro, che in pratica si utilizza la buccia, in pezzettini piccoli. Poi abbiamo uva passa, di uva duraca. L'uva duraca di Verbicaro è un clone dell'uva zibibbo, non è l'uva zibibbo, che sono due cose diverse. Questi acini appassiti insieme a pezzettini di buccia di cedro vengono avvolti nelle foglie di cedro e legate con fili di ginestra. Qui c'è un pezzo di storia del territorio, perché nel 1915 il D'Annunzio, nell'opera L'Eda senza cigno, decantava proprio questi panicelli involtini di uva pregiata arrivati dalla lontana Calabria. Poi invece, ritornando a quello che è l'utilizzo dell'uva duraca,
viene utilizzata anche per fare il vino passito che noi stiamo assaggiando. Vino passito che nel 1566 il cardinale Sirleto, quando era vescovo della diocesi di San Marco, si preoccupava ogni anno di mandarne una buona scorta nella Santa Sede per la celebrazione della Santa Messa. Ovviamente non veniva mandato solo il vino passito di uva d'uraca di Verbicaro, veniva mandato anche il vino passito di Saracena, che veniva utilizzato durante i banchetti e quindi durante i dessert. Bisogna dire, ci dobbiamo ritenere fortunati per tutte queste prelibatezze che ci offre la nostra terra e identità del territorio. Se pensiamo al panicello, Verbicaro da la Duraca, Santa Maria del Cedro e come tutta la Riviera dei Cedri, dove viene coltivato la varietà Liscia di Diamante, ci danno il cedro. Una volta che vengono preparati questi panicelli, vengono cotti nel forno a legna tipico verbicarese. C'è da dire ancora che prima di arrivare al prodotto finito bisogna passare da altre fasi di lavorazione particolare per arrivare al cedro. Questo non è vino, ma è praticamente la lissia. La lissia è costituita praticamente da acqua e cenere. Cenere prodotta bruciando essenze tipiche della macchia mediterranea, quali corbezzolo, mirto, lendisco, inola viscosa. Una volta che vengono bruciate tutte queste essenze, la cenere poi viene buttata all'interno del cosiddetto fourniedo, che è di forma cilindrica, dove alla base c'è un tubo di scarico che va a finire praticamente in un recipiente di creta, come si utilizzava una volta. Nella parte bassa di questo fourniedo ci vengono messi dei pezzi di legno e sopra ci viene messa principalmente apulicara, l'inola viscosa, però si possono mettere anche menta, salvia, queste cose, e altre essenze aromatiche. Si copre il tutto con la cenere, poi ci viene buttata acqua ed ecco la lissia pronta, all'interno della quale poi viene portato in un altro recipiente ad ebollizione e preparati tutti i grappoli di uva d'uraca su spaghi, legate uno con l'altro. Vengono immersi circa per 14-15 secondi in ebollizione e vengono tolti fuori e vengono messi, che ha la funzione di asciugare e conservare tutte quelle proprietà conservative che vengono trovate all'interno della lissia. A base di prodotti tipici del territorio, anzi direi questi sono proprio delle leccornie, sono proprio sfizi, prelibatezze del territorio, anzi direi sono sfizi di Calabria questi. Tra i prodotti tipici che abbiamo appena visto abbiamo i panicelli, poi abbiamo i spanapish fatti con fichi e noci. Questi sono tutti prodotti del territorio tipici del periodo natalizio. Noi proprio in questa settimana che ci accingiamo a festeggiare la festa dell'Immacolata Concezione, per noi verbicarese a Madonna Iperciavut, che comunque ci porta nei catuve ad assaggiare il vino nuovo, noi ci deliziamo a trascorrere questa serata in allegria assaggiando quelli che sono i prodotti del territorio. Considerato che qui parliamo di vino passito a base di duraca,
Questa è una tipologia di vino che si sposa benissimo con formaggi arborinati ben stagionati, salumi ben stagionati e poi a livello di dolciumi con tozzetti fatti con uva passa e poi anche qualche altro dolce secco tipo la ciambella con uva passa e noci. Il pane miglino, pane fatto con il granturco, poi abbiamo salumi vari, come dicevo prima, formaggi tipici della zona, arborinati dove c'è l'essenza del nostro territorio, olive caserecce, friselle proprio fatte nel classico forno a legna. Qui abbiamo anche altre prelibatezze offerte dalla pasticceria Ronne di Marcellina, sono veramente eccellenti e già abbiamo l'acquolina in bocca. Fino adesso abbiamo parlato di vino, prodotti tipici, però io penso che sarebbe ora di mettere qualcosa sotto i denti, quindi... Direi che siamo tutti d'accordo, pertanto al primo ci pensiamo noi, ci spostiamo ai fornelli e in una padella andiamo a mettere una generosa porzione di olio extravergine di oliva novello. Aggiungiamo poi un bel trito fine di cipolla e aglio e non appena sono ben rosolati entrambi aggiungiamo una bella manciata di pomodorini gialli. Noi stasera siamo in 5 persone a mangiare il primo e mentre lasciamo appassire i pomodorini per almeno un quarto d'ora abbiamo sfilettato qui delle bellissime acciughe salate del nostro mare Mediterraneo. Daranno la parte sapida a questo piatto che alla fine comunque resterà delicato e davvero particolare. L'intento con questo piatto è quello di unire gastronomicamente i due paesini, Santa Maria del Cedro e Verbicaro. Andiamo ad aggiungere questa parte di acciughe in modo che adesso si scioglieranno insieme a tutto il resto. Queste sono un'altra nostra specialità, vengono condite sotto sale con scagliette di peperone rosso dolce. Qui abbiamo circa 80 grammi dell'uva passita di Duraca che dicevamo prima. Per togliere un po' della sua dolcezza la passiamo in acqua bollente in modo che i chicchi si idratino e perdano un po' del dolce naturale. Arrivati a questo punto li possiamo aggiungere, dopo che averli lasciati in acqua circa 5 minuti, li possiamo aggiungere al restante sughetto e andiamo a dare una mescolata. E cari amici, già a questo punto vi assicuro che il profumo è strepitoso, ma pensate quanto lo sarà ancora di più dopo aver grattugiato un po' di buccia fresca di cedro. Che profumo, mettiamone ancora un po' di questa buccetta, ecco qui, perfetto, lasciamo andare tutto ancora sul fuoco a fiamma moderata per un paio di minuti e poi spegniamo, mentre da quest'altra parte, in un'altra padella, abbiamo messo un po' di mollica di pane casereccio a rosolare. L'andiamo a impreziosire, a condire, ad insaporire con un po' di quell'olio del sughetto. Pertanto, se prima vi sembrava troppo l'olio, non vi preoccupate perché è tutto calcolato. Anche nella mollica abbiamo aggiunto un po' di buccia di cedro fresco e la lasciamo diventare croccante. Nel frattempo 5 persone, 1,5 kg delle nostre fettuccine al cedro. Sia le fettuccine al cedro che i panicelli che le acciughe le trovate tutte disponibili sul nostro sito sfizzidicalabria.com. Insieme a tutti gli altri prodotti calabresi vi ricordiamo che facciamo spedizioni in tutta Italia e in tutta Europa. Non appena la mollica è bella croccante, una parte l'abbiamo aggiunta al sughetto. Lasciamo le fettuccine a 2 minuti dalla cottura ultimata in modo che li portiamo a fine cottura dentro la padella insieme al sughetto e a tutti gli altri sapori. La pasta, poiché trafilata al bronzo e a lenta essiccazione,
rilascerà tutto il suo gusto di cedro e tratterrà invece quella del sughetto, creando un connubio perfetto. È un piatto molto molto particolare, delicato, ma vi assicuro che vi soddisferà certamente. Dovete soltanto star bene attenti a bilanciare bene gli ingredienti, la parte dolce dalla parte sapida. Abbiamo aggiunto il sale solo nell'acqua di cottura. Nel sughetto non c'è stato bisogno di aggiungere, perché la quantità di acciughe salate è bastata per rendere sapida al punto giusto il piatto. Quindi vi consiglio, qualora volete replicare, di assaggiare, così da rendervi conto. L'impiattamento è il solito a valanga, con una bella spolverata di mollica croccante e ancora una grattugiata di Riviera dei Cedri, di Santa Maria del Cedro, onore al nostro agrume che ci contraddistingue in tutto il mondo. E finalmente arriviamo al momento dell'assaggio. Guardate che bella forchettata fumante. Mamma mia ragazzi, il palato letteralmente in festa, la dovete provare. E dopo che abbiamo svuotato tutto il tavolo di queste leccornie, concludiamo con il panettone al cedro, ricco di crema e di canditi, panettone artigianale con il quale, ridendo e scherzando, abbiamo bevuto un altro litro di Moscato. Da Verbicaro è tutto, un abbraccio e alla prossima!